viaggio. Questa facciamo una cosa diversa, andiamo a pescare in barca. Di amici, quindi... Nostri amici. L'amico del mio amico è mio amico. Marina di Camerota, quindi in posti a noi... Sconosciuti. Non sconosciuti, ma per noi sognati, diciamo, la notte. Quindi ci andiamo veramente questa volta. Che bello questo passaggio. E un altro. Wow. Oh, qua possiamo venire a mangiare. Eh sì, ma qua possiamo venire a pescare. Sì. Il problema è che ci hanno fatto un viaggio. Però secondo me ne vale la pena. Può essere? Ne dovrei avere un altro, poi. Ah, per arrivare, eccolo. Dovrei averne un altro, in teoria. Antonio, cos'è? Che lo vedi? Una lampuga. Una lampuga? E se non è una lampuga, metti altre canne vicino, perché in teoria dovrebbero stare tutte dietro. Beh, niente, sono 2-3 intorno. Ma è andato sotto proprio? È intorno, se si sta... Fra, attenzione, che muore il momento che ti sta. Ma sta là, vai giù, non è piccolo. Sperando ansia. È intorno, è intorno. Fra, sta qua, e vai avanti. Giallo, vai avanti. No, lascia. Voglio, è una palamita. Ah, letterato, sì, dai. Andiamo veloce. No, lascia, fallo combattere, tranquillo, soft. Eccolo. Bello. Veramente bella, Ah, questo, mamma mia, aspetta, prendilo per la coda, perché questo ha mangiato malissimo. Non lo tirare per l'esca, vieni qua, Giovanni. Non lo tirare per l'esca, È nostro! Cazzo! Ha mangiato giusto, giusto. Bello. Ha mangiato proprio giusto. Oh, va là. Bravo, attenzione, mettilo dentro. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Ok, eccoci qua, round 2. Antonio Greco è in procinto di tirare su un altro pesce. Si è un po' stancato perché vedo che vai. Vedo che sta andando un po'. Vai sul lato destro. Ecco qua, questa è la situazione, questo è il nostro posto. Antonio sta recuperando, vediamo cosa sarà. Ragazzi, è piccolo. Antonio dice che è piccolo. Il pilota è lì che... È slamato, ragazzi. No, come è slamato? No, ci sta.
tieni in tensione. Non lasciare mai, tu appoggi, ormai siamo sempre qui. Sempre in tensione, alza un po' la canna. No, c'è. C'è. Sei stancato forse, è un picciolo questo. Potrebbe essere. Si è staccato il braccio, sì. Ha cambiato braccio. Vai, sei staccato. Oh, Giovanni, mettilo qua. Questo qua. Questo primo piano. Eccolo, vediamo. C'è qualcosa che... Questa qui. Ok, vieni, gira un po' la cima a sinistra. Eccolo, un palamito. Sì. Sinistra. Eccolo. Palamito numero 2. Un palamito schifoso me l'ha da me. faccio vedere un pochettino. Un palamitino. Questo un figlioletto. È veramente un figliolettino. Ma è nato pezzotto, guarda. Che hai da dire, Antonio? Anche il prossimo tirerò io. Abbiamo un violetto, il più bello è quello di Picarino. Comandante? Mi ha deluso. Ti ha deluso questo? Mi ha deluso. Vabbè. Secondo me dobbiamo mettere un minno pure là. Tony. Nice. Capi, ma lasciando il pezzotto a me. Vedi, lui ha preso il vero, ha preso quello... Ragazzi, fate famiglia, figlia. No, ce l'ho. No, non ce l'ho. Non capisco. No, ce l'ho. Eccolo qua, mo si è accorto della barca. Eccolo, arriva. Fermo. No, aspetta, sta andando il moto. Preso malissimo. Ha mangiato. Malissimo. Mamma mia, fra. Malissimo. Mamma mia. Aspetta, non voglio sporcare. Mettiamo qua subito. L'hai avviata proprio. Aspetta. Che culo. E fra prendi come? Sì, è andata, non mi accorgo. Se partissero mo a chiusura finale. Basta. Però non parte. Non parte, però. No, la mangianza c'era, sta tutta sta mangianza. Però ma capisci perché. Oh, si chiama bellezza. Eccolo. Basta. Non la tirare troppo con la cima, vabbè. La prima. Grandi. Buona, l'ha ingoiato. Ma potevi fare un po' di vertical jigging, cioè. E quando ci distraiamo di più e parliamo di più, guarda Marta, no. Abbiamo sbagliato ad accanirci troppo sulle... Ragazzi. Antonio? Grandi. Contento adesso? Oh, questo è il mio primo pesce a traina dopo... Ti ho portato sopra... Hai ragione, Luis! Quello è arrivato anche Enzo. Legato per telefono. A dritta niente? Dov'è? Di là? No. Va bene così. Va benissimo. Una pace. Ma poi come funziona la riga di manovra? Se premi a destra
ti spinge la prua, sì, a destra. Fatto fra, quella di prua. Capito? Può darsi che aveva il moto al contrario, capisci? In base, no, no, la... così, con questa indicazione. Ah, ok, ok, quindi sinistra, sinistra, che se l'elica in base a come gira, antiorario, orario. Come l'elica del motore destro orso, sinistro orso. Ragazzi, la pescata è finita. Siamo rientrati in porto. Potevi fare il video della manovra. L'hai, chi fatto? Te l'ha detto che non l'ho fatta? Ah, l'hai fatta? Sì. L'hai fatto? Sì. Grande. Siamo entrati in porto. Abbiamo ormeggiato. Però la mia prospettiva, non so quanto sia. La prospettiva, cioè, hai visto una bitta, poi, ragazzi. Esattamente. Con il monomotore giro prima, due barche prima, tutto il timone a destra, in modo tale che la barca si metta già qui, quindi... in perpendicolare. E poi basta faccio il... Perché invece col doppio motore tu ti metti direttamente sui, sì, davanti al posto, e giri 180 gradi, come faccio già, io. Qua giri già prima. Esatto. E tu basta mettere la marcia indietro, comunque va a dire. Questa poi elica è destrossa. Ah, ok. Quindi elica destrossa, ma no, pop a destra in manovra, marcia avanti. Queste sono le deduzioni di Matteo. Infatti, no, perché mo' sta facendo la patente, perciò. Infatti, la patente. Vedi che ha marcia indietro, poi la poppa va verso sinistra. Sì, sì. Lui invece è abituato col... col motore, col piede, col piede. Il fuoribordo, fuoribordo è per me... faccio la manovra facilissima, insomma. Veloce pure, non ne ho problemi. E adesso si torna. L'unica cosa è dobbiamo tornare a casa. Io penso devo tornare in barca. Perché devo via giacca e filtro, assolutamente. A questo punto... Ma se vuoi posso anche dare una bella pippa, se c'è bisogno di qualcosa. Ciao!